Ciao Rosalba, l'altro giorno mi hai chiesto come ho fatto a diventare ciò che sono ora, ovvero una direttrice di una delle scuole più importanti di Milano, e ho deciso di risponderti con un breve video e mi sono anche segnata qualche consiglio per te. Allora, come faccio ad essere così? Beh, allora, la mia non è stata una vita facile. Quando avevo 14 anni siamo venuti in Italia e abbiamo dovuto ricominciare. La passione per i bambini c'è sempre stata. Curavo spesso i miei fratellini quando mia mamma era al lavoro e adoravo prendermi cura di loro e farli giocare. Beh, ho sempre messo il cuore in tutto quello che facevo, a partire dai primi stage come maestra di asilo. Non mi pagavano, ma amavo quel lavoro e andavo molto volentieri. Da lì sono cresciuta ogni giorno di più, fino a diventare ciò che sono ora. La direttrice di una delle scuole più famose di Milano, chi l'avrebbe mai detto? Beh, posso dire che bisogna avere tanta pazienza, tanto tempo libero da mettere a disposizione degli altri. Essere bambini è una parte della vita dove si scoprono tante cose e si inizia a vedere il mondo e non sempre è facile. Per questo occorre immedesimarsi dei bambini, capire che situazione stanno vivendo e soprattutto consolarli se c'è bisogno. Sono delle creature davvero fragili e bisogna fargli capire che il mondo è fatto di cose belle, ma anche di cose brutte. Fatti vedere spensierata, felice, solare, positiva, so che è difficile, però provaci. E sii molto disponibile e conquista la loro fiducia. Loro ti vedranno come un punto di riferimento e secondo me non c'è cosa più bella. Abbi voglia di giocare con loro, di provare nuovi giochi inventati al momento o proponi tu qualche gioco divertente. La passione e la dedizione sono secondo me la chiave di questo lavoro. Spero di averti aiutata con questi consigli.